In una recente visita da Zingali nello stabilimento di Aprilia, ho ascoltato e mi sono subito innamorato delle 06M, un bookshelf due vie a tromba che mi ha rapito per dinamica, scena e distorsioni estremamente contenute anche ad alti livelli di pressione sonora. Le ho quindi portate via per sottoporle all'analisi impietosa di Gian Piero Matarazzo, che le ha misurate ed ascoltate, ed ecco cosa ne pensa. Allora, ti devo dire, non mi aspettavo granché conoscendo le vecchie Zingali che ho provato. Certo, un bel modo di iniziare questo. No, aspetta. Io ho provato una Zingali che ero piccolo, tenevi i capelli neri ancora. Hai provato anche una Zingali Sodio Review non tanti mesi fa, dai. Che non andava nemmeno quella male. Quando ho visto questi due diffusori, la curiosità ha vinto sugli aspetti tecnici e me la sono andata a sentire subito. Tenevo qua ancora l'IBA, quindi mi sono potuto divertire moltissimo. Aspetta, diciamolo cos'è l'IBA. L'IBA è uno di Live Bernard André Integré, non mi ricordo. È un amplificatore. Di grandissimo livello. Almeno secondo me. E quando l'ho sentito, io stavo scrivendo delle cose. E ogni tanto dicevo, però. E alla fine, però, ho preso i CD e li ho messi là, mi sono messo a posto, li ho posizionati e mi sono divertito ad ascoltare. E solo i fissi hanno le certezze. Quelli normali hanno il coraggio di fare retromarcia e dire, no, fermi, un attimo. Allora, trappole solite delle trombe, perché ha voglia di chiamarla anche guida d'onda, questa è una tromba esponenziale. Man mano che alzi il volume, comincia a diventare, il suono comincia, specialmente sulle voci femminili, comincia a diventare sguaiato. Queste no. Allora, già è un punto grande a favore. Il woofer l'ho riconosciuto dalla musicalità e ho detto, questo è un Zika. Perché? Perché diventa granuloso ai bassissimi livelli, data il loro modo di vedere le cedevolezze asimmetriche. Una cosa molto simpatica sul professionale, dove un pestone di batteria è 500 watt, 600 watt. L'alta fedeltà è diversa. Poi ho guardato la scena. E scena c'era. Cioè, io non potevo dire che non c'era. Sarei dovuto... le sigarette sotto la macchina, sotto... Certo, meglio che stanno lì. Sì, hai ragione, meglio che stanno lì. No, stai buono, no! No, ce ne ho! Sì, ma no... Ecco, la riserva strategica. E insomma così, ho smontato il crossover ed era fatto bene. No, ma cerca di capire, su quelle cose che ho un progetto... Vabbè, sapere che quando sento un diffusore, come in questo caso, come spesso succede, poi magari lo propongo a Giampiero e talvolta sono quasi terrorizzato dal proporti qualcosa, perché non so mai poi come esca, no? Questo diffuso che ti propongo. No. Diciamo, ultimamente però le sto azzeccando poco, sempre poco. Non è quello, il punto è un altro. Che hai voglia di parlare. Il redattore tecnico è un uomo, non è una macchina. Certo. Per cui ha le sue simpatie, le sue antipatie, certo. Il suono gli piace, magari dopo 40 anni di ascolti e... quasi certo che la mia visione dell'alta fedeltà è una vicina alla verità, insomma, vicina, lontana, poi ne possiamo parlare. Rimane un punto che quando
trovi il genio della lampada che ha fatto i woofer, le membrane dei woofer in crita calcarea, eccetera, eccetera, tu stai là, nicchi un poco. Sempre però verificando all'ascolto. Sì, all'ascolto una cosa va bene, muti tutti, va bene. Perché al di là della... E ci sarà poi il tempo di fare le opportune verifiche. Esattamente, al di là della teoria ingegneristica di quelli che si sono studiati tutti i paper dell'AES, eccetera, eccetera, rimane un fatto. Il progettista fa un diffusore per farlo suonare bene, perché se suona bene ne vende tanti. Certo. Se suona male, ma segue la propria visione, la visione del progettista, magari ne vende circa 3. Zingali in America, se tu dici, fra audiofili, dici no, a me le Zingali non mi piacciono, ti picchia, ti mettono le mani addosso, perché lì ha un grosso pubblico di estimatori. Non hai mai tanti estimatori se fai un prodotto scarso. Certo. Chiaro. Però per i pigri, perché purtroppo il nostro pubblico, ci sono anche delle persone pigre che preferiscono... Ce n'hai uno di fronte. che magari non leggono gli articoli, soprattutto i nostri, le tue misure, e magari preferiscono un riassunto. Allora, il riassunto è questo: risposta in frequenza buona, quando non me la ricordi precisamente, ma buona, discreta, dove si vede la risposta in frequenza? Non sull'asse, ma sul fuoriasse. E io ho fatto, per questo diffusore che ha ambizioni da monitor reali, ho fatto sia la dispersione orizzontale che quella verticale, tenendo conto che a un metro 12 gradi e mezzo di inclinazione, a 2,80 metri sono 70 centimetri. Perché ricordiamo anche questo, non è solo l'emissione diretta di un diffusore, ma in ambiente è importante anche la riflessione. Molti tecnici pensano al diffusore in camera anecoica col microfono piazzato a 2 metri. Questo è l'errore fondamentale. Mi ricordo le BMW di una ventina d'anni fa, quando li misuravi erano dritte come la riga Martini, poi suonavano in maniera aspra, in maniera larga ma non profonda, eccetera, eccetera, e vedevi, avevano dei crossover stratosferici. Le KEF avevano gli stessi crossover stratosferici, le stesse risposte molto dritte, ma buon Dio, suonavano benissimo. Li venivano dalle correzioni fatte dagli audiofili, una cosa che in Italia è impensabile. Fece la RCF in un periodo, ti dava il diffusore, dice mettimi su una lista di consiglio, non avessero sentito uno mai. E chiamarono gente tipo Andio e Morotti, gente che ci sentiva davvero bene. Per non divagare troppo. No, torniamo alle Zingali. Allora, in frequenza, devi fare la somma delle varie risposte alle varie angolazioni. Avevo pensato una volta di fare una somma di spettri con i potenti mezzi della base rotante Outline, che il figlio di Guido Noselli mi ha restituito alla vita grazie a un ingranaggio di plastica. Detto questo, di fare un'integrazione di varie misure. Quello che fa pure Melissa Autonome, che fa pure la Meridian, per esempio, è lo spettro di potenza, che nulla a che vedere con... Certo. Con lo spettro di potenza in ambiente, che con la formula di Hopkins, Stryker, eccetera, eccetera, è un'altra cosa. E questa cosa va a finire che la farò prima o poi, solo che ci vuole un pochino di tempo. Risposta all'impulso, niente da dire, già questo te la dice lunga, perché la risposta all'impulso, time energy, volevo dire. Ok.
la time energy dei tweeter metallici con l'anima metallica è tutta zigrinata, tutta fatta così. Questa no, infatti non ha la cupola metallica, e comunque è trattato bene. Per cui sulla time energy, sulla step response, non c'ho molto da dire. Come si traduce questa misura in ascolto? I transienti sono buoni. Giuseppe Zingali è stato furbo a fare che cosa? Una tromba così lunga da far risultare l'offset quasi in pari col buffer. Okay. Questo che cosa porta? Ha una risposta all'impulso del buffer e del tweeter, filtrati ovviamente, che partono nello stesso momento. Allora io ho voluto evidenziare questa cosa dicendo, sì amici miei, è verissimo che partono nello stesso istante, però il buffer parte obliquo, cioè ci mette un po' di, perché è un passo a basso. Il tweeter parte dritto come una schiccia perché è un passo alto. Questa è una cosa che molti tecnici ignorano. E le fasi acustiche che ho verificato sui singoli compagni non sono male, sono ben distanziate ma regolari, uguali. Quindi c'è qua, tanto di cappello. La fase del tweeter ovviamente è in anticipo, e questo già dice profondità di campo. La cosa dove mi ha meravigliato un po' è la scansione dei piani sonori. Prima fila di violini, seconda fila, terza fila, quella è l'alta fedeltà, il resto è timbrica. Con un equalizzatore aggiusti tutto, quella non la puoi aggiustare con un equalizzatore. Impedenza, no problema perché è bella alta, eccetera, eccetera. Distorsioni. Qua comincia a domandare, mi aspettavo peggio. Quando tu sali con i livelli, per fortuna puoi salire... Cioè, anzi, forse a basso livello... A basso livello che cosa succede? È un diffusore normale quasi. A basso livello misurare gli 80 decibel è problematico, però ti metti la sera tardi, chiudi tutto, eccetera, eccetera, non passa, non c'è, ci sono... 27-28 dB di rumore residuo, l'idea te la fai e vedi che la distorsione non vuole. Sali a 85 dB, è ancora un po' alta, sali a 90 dB, decresce sulla gamma bassa. Perché? Perché ai bassi livelli, si vede la classe di fagli altoparlanti, ai bassi livelli un SEAS è trasparente, uno Scansby, un Dainaudio, un Morel, sono trasparenti, sono pulitissimi. Man mano che sali col livello cominciano a stare un po' in difficoltà. Questo invece sta in difficoltà solo ai bassissimi livelli, ma questo è un monitor. E il monitor, lui ha fatto una bella gamma bassa, tonda, un po' troppo veloce, ma... tonda, bella e stessa, coadiuvato dalle fasi, dalle varie cose. Per cui, alla fine, quando hai montato tutti i grafici e ce l'hai su un solo monitor, dici, ah però, allora, la cosa che io avevo pensato era, vabbè, costerà 150.000 euro, quando ho telefonato a Zingali e Zingali mi ha detto guarda non arriva a 3.000 euro, ho alzato le mani, ho detto allora è un bel diffusore, e voglio dire, non è una Ferrari, però mettila sulla strada giusta, cammina tanto ok, non farà 0 a 100 in 2 secondi, io penso che Però vabbè, 0 a 105 secondi, un po' peggio delle Kawasaki 500 2T. Diciamo poi che con un buon posizionamento
con un buon posizionamento alla parete. Non è tanto la parete di fondo quanto quelle laterali per legare la gamma medio-bassa alla gamma bassa. Perché la gamma bassa c'è, la medio-bassa, se le tieni troppo distanti, potrebbe risultare leggera. No, bravo, bravo Giuseppe Zino. Oppure ci mettiamo un subentino, lo incrociamo bene. Quanto tempo c'hai fino a stasera per parlare dell'incrocio? Basta. Prossima puntata parliamo anche dell'incrocio. Beh no, mi pare che io ho scritto un articolo. Sì, un articolo sui subwoofers. Quando ero giovane. Nella configurazione satellite più subwoofer, il problema non è mai il subwoofer, è il satellite. E questo? Siamo...